Gli scacchi sono una metafora della vita alla fine, perché è una, a parte che è una sorta di combattimento tra pezzi bianchi e pezzi neri che alla fine fanno parte della stessa scacchiera, della stessa personalità, è comunque considerato universalmente una metafora della vita, no? Cioè il pedone ad esempio raggiunge l'ottava traversa e può trasformarsi in un pezzo più importante, c'è il concetto del sacrificio, cioè quello di poter abbandonare un pezzo per avere un certo vantaggio. E poi c'è l'idea della sfida continua, che non si ritrova probabilmente in nessunissimo altro gioco. Cioè è difficile vincere o perdere con se stessi, no? Perché naturalmente si conosce già la mossa dell'avversario. E naturalmente non tenendo conto di questo, evidentemente è un modo di barare. Io faccio una mossa, devo fare la mossa migliore, se ne faccio una più debole. Sì. Okay.